Bene, intanto bentrovati, bentrovate. Sono le 11 spaccate, quindi aspettiamo direi qualche minuto prima che arrivino un po' di persone in più. Visto che oltretutto stamattina ho sentito che sono un po' di problemini di computer vari, ma insomma ce la faremo. Intanto grazie di essere qui oggi. Fra poco iniziamo e parliamo di tecnologie digitali per il governo aperto. Siamo nella settimana dell'Open Government, quindi bene, di questo si deve parlare. Buongiorno. E io credo che una delle cose importanti sia anche riuscire a fare rimbalzare queste voci un po' di più che non qua dentro e basta, devono andare ad altre associazioni o ad altri elementi della società civile, ma anche ad altre amministrazioni, sia in termini politici che amministrativi, perché più siamo e più è facile che questa cosa evolva nella direzione giusta, ovvero nella partecipazione, nella trasparenza, nella collaborazione, nell'accountability, che sono le parole chiave di cui ci occupiamo ormai da, una dozzina d'anni più o meno. Ci faremo, eh? Ci vuole tempo nel nostro paese, così insomma, già è un po'. Ci vuole il suo tempo, ma ce la faremo. Sono una cinquantina di persone ancora. Aspettiamo un istante. Poi Matteo, direi che attacchi tu. Perfetto, intanto buongiorno. Niente, Sabina non riesce a entrare in rete, che peccato. Dico di provare da cellulare. Le ho rimandato il link, se le vuoi dire. Comunque dice che ci raggiunge poi di iniziare comunque. Adesso aspettiamo comunque i soliti 5 minuti canonici, perché 5 si consentono ai ritardatari, mi sembra doveroso, qualche minutino glielo lasciamo, può succedere. E iniziamo. È anche bello rivedere persone, seppur online, che non vedo da tanto tempo. E quindi è un piacere a lavorare sempre sui nostri problemi, che sono davvero battaglie di lungo respiro. La via, sì, stavo guardando una nostra foto di, sarà 20 anni fa, 15 anni fa. Succede così. Sì, ma in effetti se ci pensi, appunto, l'open government è nato grazie alla spinta della società civile anche nel nostro paese, quindi la società civile ha una sua forza non indifferente. Molte normative sono passate grazie alla società civile, gli stessi open data sono entrati nella normativa, grazie a spinte dal basso. Quindi bisogna ricaricare, ripeto, tutti e due le tipologie di attori, pubblica amministrazione e OSC, perché ne hanno il diritto dovere. Ok, sono le 11:05. Matteo, che dici? Iniziamo, ci sono 60 persone, mi sembra che si possa iniziare. Sì, direi intanto buongiorno, benvenuto e grazie a tutte le persone che si sono collegate, che si sono iscritte. Questo seminario all'interno dell'Open Gov Week parla di tecnologie digitali per il governo aperto. E le tecnologie digitali sono uno dei temi su cui abbiamo discusso all'interno di OGP, sia nel forum per il governo aperto che nella community. Le pubbliche amministrazioni partecipanti e le organizzazioni della società civile hanno ragionato su quali temi principali andare a discutere.
I due temi più interessati a cui siamo stati tutti più interessati sono da una parte ovviamente l'intelligenza artificiale, perché è un tema che non si può ignorare in questo periodo, e ci siamo interrogati sulle applicazioni, ma anche sulla cosiddetta sovranità digitale, e per ricordarci che le scelte delle piattaforme che facciamo non sono mai neutre. E anche l'utilizzo di questi strumenti, oltre alla possibilità che ci danno, non è mai neutro. Dall'altra parte rimane fortissima la richiesta dell'apertura dei dati. È una richiesta che chiede dati utilizzabili, uniformi e di qualità. E siamo in un momento molto interessante perché a livello europeo gli Stati membri hanno deciso di valorizzare il patrimonio informativo pubblico ancora di più, definendo una serie di dataset di elevato valore, dandosi delle scadenze molto ravvicinate, molto importanti sulla pubblicazione di questi dati di elevato valore. E quindi il secondo tema su cui ragioneremo sarà quello, un tema che è collegato a quello dei dati e anche quello dei servizi pubblici inclusivi e di qualità, perché l'inclusione è un tema che anche in questo caso è stato molto caro alla community e a tutte le gli intervenuti del forum. Vi ricordo che in questo strumento c'è una sezione di question and answer, Q&A, o come lo trovate all'interno di Zoom. In questo quadrante potrete fare le vostre domande in modo che i relatori e le relatrici possano rispondervi anche in tempo reale. Il primo tema, quindi, dicevo, è sovranità digitale, intelligenza artificiale, quali sono le strategie per il governo aperto. Il primo intervento è di Flavio Marzano di Task Force Open Government, oltre di tante altre cose che non sto a elencare perché sarebbe oggi nella veste di Task Force Open Government. Il tema è la sovranità digitale e il ruolo dell'open government. Lascio la parola a Fabio Marzano per il suo intervento. Grazie. Ok, grazie, grazie Matteo. Non chiedetemi perché, ma mi dice che è impossibile iniziare a condividere lo schermo mentre altro Vai partecipante. ora, vai ora. Ok, ora posso andare, grazie. Perfetto, ora vado, obbedisco, ce la faccio. Ok, intanto grazie, grazie anche a te Matteo, delle belle parole. Di questo parliamo oggi ed è davvero un tema forte. Appunto, ora velocemente l'elenco di cosa sono un po' un paio di parole chiave della mia vita che sono quelle per cui sono qua di fatto e per cui lavoriamo insieme con molti di voi e molte di voi da tanti anni e su questo è giusto che continuiamo a lavorare. Ho fondato alcune associazioni e alcune sono anche già incluse in questa community, quindi sono molto contenta. E come vedete, la parola open è praticamente declinata in qualunque suo modo, perché è grazie all'apertura. Io mi definisco una co-co-co, cioè collaboro per condividere conoscenza, che è quello che stiamo facendo noi come Open Government, che è quello che stiamo facendo noi nelle comunità degli open source, degli open data, dei Creative Commons. Che è la condivisione di conoscenza, appunto. Quindi grazie davvero di essere qui. Sul concetto di sovranità digitale è essenziale proprio perché che cosa dobbiamo garantirci e garantire ai cittadini, ma anche alle amministrazioni, di avere un controllo sulle risorse digitali, dati, contenuti, sulle infrastrutture, perché dobbiamo essere da una parte in grado di proteggere i dati personali, i dati sensibili dei cittadini, dall'altra dobbiamo gestire le infrastrutture, data center, le reti di telecomunicazioni, il cloud, ovunque esso sia. E qui il concetto di sovranità digitale ritorna perché il cloud, dov'è fisicamente? In termini normativo, giuridici, amministrativi, riusciamo a controllarlo e sotto l'egida di quale normativa siamo. Se io ho tutti i miei dati in cloud nel paese X, qualunque esso sia, che non è Italia, magari non è nemmeno Europa, e in quel paese decidono che tutta quella tipologia di dati va cancellata, io sono appunto, non ho più il controllo delle mie informazioni, dei miei dati, quindi dobbiamo quantomeno pensare a che cosa possiamo fare. Evitare la dipendenza dai fornitori, il cosiddetto lock-in, no? Il fornitore che mi ricatta
perché mi dice se rivuoi, ecco, se domani a me, io ho Gmail, se domani a me Google mi dicesse se rivuoi tutta la tua mail mi devi dare 1 miliardo, gli dico pazienza, tientelo, sono un cittadino qualunque ricattabile. Se lo dicesse a una pubblica amministrazione, ecco, una pubblica amministrazione, un paese ancora meno, non deve essere ricattabile, questo è il motivo per cui è importante definire il concetto di anche di sovranità digitale. La sicurezza, ovviamente, la cyber security, quindi protezione contro minacce informatiche, eventuali hackeraggi, cyber attack, sempre con la consapevolezza, per carità, che l'unico computer sicuro è quello spento senza batteria, tuttavia possiamo in qualche modo provare a mettere qualche paletto per garantirci un pochino di più, e l'autonomia tecnologica, quindi quello che dicevo prima. Sviluppo, adozione di tecnologie per ridurre la dipendenza sia da fornitori che da eventuali tecnologie. E qual è in questo contesto il ruolo dell'open government? Primo, abbiamo detto, proteggere i dati, perché dobbiamo, in realtà sono le due facce, da una parte li proteggo, dall'altra ti garantisco trasparenza. E anche questo devo dire che ultimamente, proprio perché mi faccio male da sola, insomma, sono andata un po' in giro a guardare vari siti di pubbliche amministrazioni, anche amministrazioni locali, comuni. Ho guardato due comuni capoluogo, uno di un colore e uno di colore opposto, quindi non è un problema di colore. Uno era aggiornato, si fa per dire, al 2016 e l'altro al 2017. Cioè 7-8 anni di silenzio sugli open data. Non è trasparenza. In questo senso credo che la società civile avrebbe potuto, dovrebbe, ed è il motivo per cui siamo qui, sollecitare le amministrazioni a essere più rispettose della normativa, ma anche a garantire trasparenza, perché la trasparenza, ma anche soltanto banalmente i dati, possono essere uno strumento per un'azienda che decide di svilupparci software, magari un'azienda italiana perché lo fa con dati italiani, quindi diamo anche di fatto opportunità nel mondo economico. Infrastrutture devono essere robuste, sicure. Supportare ovviamente anche piattaforme di partecipazione online. Ieri abbiamo sentito il bellissimo seminario su Desidim, che è la piattaforma su cui è basata partecipa.gov.it. Queste piattaforme ci sono, esistono e ovviamente nel contesto di sovranità digitale di cui stiamo parlando, ovviamente dobbiamo garantire che possano essere sicure sotto il controllo nazionale, europeo, locale, vediamo di che cosa si tratta, riducendo quindi rischi di interferenze e i rischi dei lock-in che dicevamo prima. Sicurezza e collaborazione, proteggere i dati, collaborare online, il concetto della condivisione di conoscenza che dicevamo all'inizio. Quindi la sovranità digitale assicura che le tecnologie utilizzate siano, l'assicura, ci prova, quantomeno in grossa parte, garantisce maggiore sicurezza, minore vulnerabilità e minori attacchi. Quindi le sfide. Sembra un ossimoro parlare da una parte di sicurezza e quindi chiudo i dati perché li voglio sicuri, dall'altra di trasparenza. E in effetti ci vuole un equilibrio in questa direzione ed è su questo che dobbiamo lavorare. Ridurre la dipendenza dalle tecnologie dei fornitori rischia di chiedermi investimenti significativi in ricerca, ma anche solo in sviluppo. Non voglio più comprare quella cosa perché mi costa troppo e non mi garantisce sovranità digitale, me la sviluppo in casa. È vero che per fortuna abbiamo anche il terzo punto, che è quello dell'open source, quindi magari non la sviluppo per intero, la posso prendere. Ci sono piattaforme anche a livello governativo, c'è cioè developers dove posso andare anche a scoprire quanti applicativi esistono già, che cosa posso copiare e adattare alle mie esigenze. Quindi garantire da una parte sovranità, ma anche perché no, collaborazione. Se l'amministrazione ha già sviluppato un applicativo per la gestione delle delibere, dico una cosa qualunque, l'amministrazione B la può gentilmente, semplicemente scaricare, copiare, adattare. Se è piccola e non ha sufficienti persone competenti per sviluppare software, può fare una gara, ma solo su quella parte, non sul sviluppo completo dell'applicativo, ma soltanto sulla parte di adattamento alle proprie esigenze. E questo quindi favorisce il riuso. E visto che stiamo parlando di soldi pubblici, mi sembra doveroso, ma anche l'adozione di standard, l'interoperabilità tra applicativi, perché se io ho comprato un software per le delibere da un'azienda e dall'altra la ragioneria e
Non ci ho pensato quando le ho comprate di integrarle, quando poi devo decidere se su quel capitolo di bilancio per fare quella delibera c'ho finanziamenti o no, devo farlo in un altro modo, anziché farlo in automatico, grazie all'interoperabilità. Garantisce sicurezza, l'innovazione digitale inclusiva, che è poi la parola chiave che abbiamo messo nel quinto piano di azione nazionale. Un esempio che faccio è LibreOffice, con cui ho fatto queste slide, per esempio, che fornisce strumenti open source e gratuiti per editare testi, fogli di calcolo, presentazioni e quant'altro. È anche un po' più accessibile proprio ai sensi della legge Stanca, accessibilità a persone con disabilità. Costi perché è scaricabile gratuitamente, quindi anche la pubblica amministrazione lo può fare semplicemente. Interoperabilità perché ne conosco i contenuti. E ancora una volta collaborazione globale. Quando qualcuno lo sa, lo scrivevo, forse prima sono stata assessora a Roma, ho fatto disinstallare 8.000 licenze Office perché non erano in uso da più di 6 mesi. Anche ammesso costassero soltanto 1 euro, ma perché mai io devo regalare 8.000 euro a Microsoft? Il regalo do in beneficenza. Da più di 6 mesi non si è lamentato nessuno, evidentemente non gli serviva. Succede, non c'è stato sicuramente del dolo, ma sicuramente disattenzione. Quindi, come società civile, anche su questo possiamo intervenire. E dati aperti, ovviamente, sono le sfide, su cui lavoriamo. Le opportunità non mancano. Lo accennavo prima: innovazione e crescita economica, perché posso stimolare l'innovazione tecnologica nazionale, quindi creare opportunità. Una governance migliore, proprio perché, la trasparenza del governo rafforza la fiducia dei cittadini e diventa un rapporto costante e a due, costante, aperto, pubblica amministrazione e cittadino. Il cittadino che chiede quello che gli manca, l'amministrazione che dice, perché lo fa o perché non lo fa, perché ha anche diritto a non fare alcune cose, spiegando il perché e interagendo. E c'è una maggior fiducia perché a quel punto ci si ascolta reciprocamente. E la resilienza cibernetica, l'abbiamo detto. Quindi io mi fermo qui e ovviamente sono a disposizione per eventuali domande. Magari suggerirei di finire questa prima sessione prima delle domande, così facciamo tutte domande e poi alla fine. Grazie davvero dell'attenzione. Buona giornata e buon lavoro a tutte noi e a tutti noi. Grazie Flavia di questo intervento molto interessante. Ho ricordato che si possono fare domande sulla sezione Q&A. Ora, il secondo intervento riguarda intelligenza artificiale, bias e disuguaglianza sociale, come design e dati possono riprodurre e peggiorare una società diseguale. L'intervento di Laura Sartori dell'Università Alma Mater di Bologna, progetto Equitas. Quindi le do la parola, grazie. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. In questo breve non vedo le slide che non posso condividere io perché sono perfetto, grazie Irene. Ok, possiamo andare alla prima slide, magari di qua avanti. Ecco, se possiamo fare avanti, 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 così vengono fuori tutte le immagini. Ancora, ancora, basta. Ok, perfetto. Buongiorno, quindi dicevo tutto a tutti. Io in questo intervento vorrei mettere in evidenza quelle che sono le implicazioni sociali dell'intelligenza artificiale, perché un po' in questo momento è tutto intelligenza artificiale, in realtà sembra che tutto sia intelligenza artificiale di tipo generativo, in realtà almeno due grandi famiglie si possono individuare di sistemi di AI, cioè sistemi automatici di decisione e sistemi di AI generativa. Qui vi volevo riportare alcuni esempi. Sicuramente molti di voi conoscono, ad esempio, l'esempio in basso a destra, che è quello Compass, uno dei primi, tra virgolette, scandali di sistemi di decisione automatica a supporto delle decisioni che era stato pensato per i giudici federali americani, che sostanzialmente prediceva il tasso di recidività dei detenuti, ovviamente a scapito di persone afroamericane. Un altro esempio molto famoso su cui vorrei soffermarmi è quello di Amazon 2018. Amazon decide di automatizzare il sistema di assunzioni e di promozione interna. Quindi che cosa fa? Si fa sviluppare un sistema di AI internamente e lo allena con i propri dati. Dopo 6 mesi si nota che tutte le persone assunte, tutte le persone promosse sono sostanzialmente uomini. Qualcuno ferma tutto e ci si
si chiede che cosa sia successo. E quello che è successo lo troviamo nell'errore della decisione di aver scelto di allenare l'algoritmo con i dati dei precedenti 20 anni di assunzioni e promozioni interne. Perché questo? Perché ovviamente pensate chiaramente alle situazioni, alle posizioni di top management in particolare, dove la presenza storicamente più pesante degli uomini ha condizionato anche, era il 2018, le assunzioni e le promozioni del 2018. Quindi qui vediamo un problema di dati che ha teso a riprodurre la disuguaglianza di genere, che ovviamente non risente solo del problema di come è stato allenato l'algoritmo, ma risente di disuguaglianze sociali di cui tutti abbiamo più o meno contezza. Un altro esempio in questo senso, cioè sempre in relazione alle disuguaglianze di genere, ce lo offre Apple. Apple, sempre nel 2019, decide di fare una carta di credito, quindi lancia questa call for application per una carta di credito targata Apple e sostanzialmente dopo i 6 mesi di open application dà o meno, concede o meno questa carta di credito. Questa decisione è stata di dare o non dare la carta di credito, è stata supportata da un sistema di AI. Bene, qual è il risultato? Il risultato è che molte donne o è stata negata la carta di credito oppure è stato concesso una linea di credito inferiore al corrispettivo maschile. Forse qualcuno di voi l'avrà sentito, Steve Wozniak, il cofondatore di Apple, ha denunciato questa cosa su Twitter perché sia lui che la moglie avevano fatto domanda, ma la moglie aveva ricevuto una linea di credito della metà di quella di Steve Wozniak e lui dice: mia moglie guadagna anche più di me. Quindi che cosa è successo in quel caso? In quel caso è stato il modello che è stato disegnato male, probabilmente è stato anche allenato su dati che risentono, come nel caso precedente, risentono di tutta una serie di disuguaglianze che sono esterne, diciamo, alla tecnologia, ma che si riflettono nella tecnologia. L'ultimo caso che vi dico, quei due in alto a sinistra sono due casi, un australiano, il cosiddetto Robodebt, siamo nel 2016, e quello sotto invece fa riferimento al più recente caso olandese, a seguito del quale anche il primo ministro Rutte si è dovuto dimettere. Sostanzialmente in entrambi i casi, nel primo, nell'australiano, si sono voluti accertare le posizioni fiscali dei cittadini, nel secondo caso, quello olandese, invece si è voluto verificare che i beneficiari di servizi di welfare, di servizi sociali, ne avessero veramente diritto. Sostanzialmente viene fuori che anche in questo caso scelte nel modello, quindi nel design dell'AI e nell'allenamento, nei dati con cui si allenano questi algoritmi, è stato fonte di disuguaglianza. Possiamo andare avanti? Qui cosa vediamo? Qui passiamo alla seconda famiglia delle AI generative. In sostanza, qui, se alla domanda ho chiesto a Stable Diffusion di fare di darmi delle foto, di immagini di medici, chiaramente il bias di genere lo si vede in modo eclatante, e si vede il bias di genere e anche il bias legato al colore della pelle. La stessa cosa se andiamo alla slide dopo, quando chiediamo ad esempio una immagine di lavatori di piatti. Quindi qui si ribalta la proporzione uomo-donne, si ribalta la proporzione bianco-non bianco, e andiamo alla slide successiva per vedere ancora, cambiamo professione e cambiamo il risultato. Andiamo alla slide dopo. Ecco, abbiamo visto tre slide in cui si fa vedere come nei sistemi di AI generativi che sono basati su grandi modelli di linguaggio, sostanzialmente ci siano dei bias che riflettono i dati con cui vengono allenati questi algoritmi. Ovviamente, una volta che questi scandali emergono, si cerca anche di correre ai ripari. Molti di voi conosceranno questo esempio che viene da Gemini quando è stato lanciato, perché ovviamente di fronte al bias si può tecnicamente sviluppare quelle che chiamano dei guardrail, delle barriere che in un qualche modo contengano questi bias e soprattutto l'evidenziazione di questi bias. Però poi questi sono i risultati. Si corre ai ripari, ma poi si ottengono dei falsi storici. Quindi alla domanda se riguardo un'immagine di soldati nazisti abbiamo soldati di colore oppure soldati donne. La stessa cosa per quanto riguarda la domanda di immagini relative ad un papa.
Questo cosa significa? Sostanzialmente, possiamo andare alla slide dopo, che bisogna conoscere quello che è la società. Tante volte questi problemi perché emergono? Emergono perché si considera dal punto di vista tecnico, soprattutto quindi chi sviluppa questi sistemi, pensa alla società, al sociale, come un qualche cosa di omogeneo, come qualche cosa di cui non ci si deve preoccupare. In realtà è proprio necessario innanzitutto un lavoro interdisciplinare, che è quello che stiamo facendo nel progetto Equitas, di cui vi dirò tra poco, ma si deve in qualche modo uscire da una concezione di determinismo tecnologico, cioè pensare che la tecnologia sia un qualcosa di esterno che ha un impatto sulla società di cui non ci interessa più di tanto conoscere gli elementi particolari. In particolare sulle AI, l'altra cosa molto importante è uscire da quest'idea di AI come magia. Visto che non sappiamo come funziona, in un qualche modo attribuiamo queste grandi capacità, perché dal punto di vista computazionale l'AI, in qualsiasi cosa si consideri, è veramente capace di sorprenderci e andare al di là delle capacità umane. Però il punto è di evitare di attribuire alle AI proprietà magiche e soprattutto proprietà di classico soluzionismo, cioè ci rivolgiamo alla tecnica per risolvere un problema. Primo punto su cui vorrei magari aprire il dibattito è anche questo. Quindi, conoscere la società, ma soprattutto come lo possiamo fare? Dal punto di vista di sviluppo tecnologico, noi dobbiamo guardare alle implicazioni sociali, e sottolineo sociali, che non sono le implicazioni etiche. Perché lo dobbiamo fare su tre livelli: a livello del design del modello, quindi come viene disegnata, a livello dei dati, e i casi che vi ho fatto vedere dimostrano questo, e poi soprattutto le applicazioni, cioè in quali settori andiamo ad applicare questo. Andiamo alla slide successiva. Qui in breve ci sono tanti elementi da considerare, ma non dimentichiamo gli elementi su cui, per esempio, io ho conosciuto Flavia, cioè 15 anni fa, quando si parlava di digital divide. Quindi non dimentichiamoci di guardare alla società nel suo complesso per capire questa tecnologia all'interno di che cosa si inserisce. Quindi dobbiamo ricordarci che qualsiasi tipo di classificazione noi facciamo, classificare un dato, decidere come etichettare un dato, non è un atto neutro, ma è un atto politico, e quindi dobbiamo cominciare a considerare anche gli aspetti oscuri, diciamo il lato oscuro della tecnologia. Se possiamo andare ancora avanti, ancora, ancora. Vi volevo fare questo esempio. Perché tutto questo? Dobbiamo conoscere la tecnologia, dobbiamo conoscere il contesto e considerare, per poi arrivare anche a un altro dei temi di questa sessione, cioè quello che è l'open government e la partecipazione. Si sente ultimamente, proprio in virtù dei bias, dei casi che sono stati fatti vedere, quanto ci sia bisogno di partecipazione di quei gruppi sociali che sono stati, tra virgolette, discriminati. Benissimo, ed è questa una direzione sicuramente su cui andare, per cui raccontare dal punto di vista dei gruppi marginali esclusi è importante per ottenere quei requirement che poi serviranno anche ai tecnici per integrarli e sviluppare in modo diverso la tecnologia. Vi faccio questo esempio della bicicletta, perché vi siete mai chiesti come mai la bicicletta ha la forma che ha, quella che oggi utilizziamo? La bicicletta ha quella forma nonostante non sia stata la forma iniziale, perché le due forme che vedete qui sono quelle che sono state inizialmente utilizzate a fine 800. Vado a chiudere dicendo che per come siamo arrivati da queste due, design di bicicletta, quella attuale, ci siamo arrivati grazie alla partecipazione dei gruppi esclusi. All'epoca erano le donne che hanno fatto notare il fatto che non potendo portare pantaloni o poche persone potevano portare pantaloni, erano escluse dall'uso della bicicletta, ed erano persone non necessariamente atletiche, perché anche lì uomini bianchi atletici potevano usare la prima, soprattutto, forma di bicicletta. Quindi chiudo dicendo che il co-design è importantissimo anche per i sistemi di AI, quindi la partecipazione è importante, e se può fare l'ultimo click, chi mi dà
Grazie. Attenzione però al participation washing, perché si parla tanto di partecipazione, ma la partecipazione deve avere un significato, deve essere meaningful in qualche modo, proprio per mettere insieme, e questa è l'ultima battuta, su quello che fa il progetto Equitas. Noi cerchiamo proprio di lavorare, sociologi e tecnologi, lavorare insieme per estrarre quelli che sono i technical requirements, quelli che sono i social requirements utili a sviluppare sistemi di AI che siano il più equo possibile. Mi fermo e vi ringrazio. Grazie di questo intervento molto interessante. Ricordo che siamo all'interno del primo panel su sovranità digitale, intelligenza artificiale e strategie per il governo aperto. Il terzo intervento è di Paola Velardi, Università La Sapienza di Roma, e il tema è rischi e opportunità dell'AI generativa, bias, privacy ed etica. Le do la parola, grazie. Il microfono, Paola. Acceso, mi è stato. Vedete la presentazione? Sì, tutto bene. Ok, Grazie. d'accordo. Allora, io non ho preparato una slide nella quale mi presento. Sono Paola Velardi del Dipartimento di Informatica Sapienza. Mi occupo di intelligenza artificiale dal 1983, in un periodo in cui non era per niente di moda e anzi era un ulteriore elemento di discriminazione rispetto, diciamo così, agli informatici tradizionali. Non va avanti la presentazione, ecco qua. La professoressa Sartori accennava al fatto che esistono due tipi di intelligenza artificiale e i sistemi di supporto alle decisioni, quindi mo i modelli di machine learning classici e l'intelligenza artificiale generativa. Allora, consentitemi veramente due slide super semplici e leggermente tecniche nelle quali vi spiego la differenza, perché poi è dalla comprensione di questa differenza che posso partire per spiegare quali sono le ulteriori, le importanti problematiche che derivano e anche opportunità dell'intelligenza artificiale generativa. Allora, i sistemi machine learning classici, quelli di supporto alle decisioni, hanno due fasi, no? In una prima fase c'è una fase cosiddetta di addestramento, in cui loro si mangiano dei dati storici, per esempio nel caso dell'applicazione alla medicina, cartelle cliniche nelle quali si conosce qual è stato l'esito di una particolare terapia, oppure si analizzano le decisioni prese da operatori di banche nel decidere o meno se assegnare il credito. La macchina macina questi dati e crea quello che viene chiamato un modello. Dopodiché nella fase operativa questo modello, si chiama modello in gergo, ma diciamo così è un algoritmo, il quale è in grado poi di supportare in decisioni sempre in quel particolare ambito. Quindi nel caso della medicina, il modello sarà in grado di prendere storie di pazienti nuove che non ha visto in fase di addestramento e prevedere quale sarà la terapia migliore o l'esito di una malattia. Oppure, nel caso della concessione del credito, suggerire se dare o meno il credito a un particolare acquirente. Quindi sono delle macchine che sono a supporto alle decisioni, secondo sono specializzate su un particolare task. Allora, qual è la differenza fondamentale rispetto all'intelligenza artificiale generativa o cosiddetti modelli fondazionali? Allora, questi modelli imparano su una quantità di dati che sono assolutamente non specializzati e di qualunque tipo, quindi che ne so, l'intera Wikipedia, immagini, testi, speech, quindi grandissime quantità di immagini. E il sistema viene addestrato, o preaddestrato, come si dice, con delle competenze che sono di tipo generale, cioè in pratica queste macchine imparano a ragionare. Dopodiché c'è una seconda fase in cui questi modelli che sono stati preaddestrati possono essere utilizzati dall'utente finale, si parla o di prompting o di fine tuning, per compiti specifici. Cioè come se uno comperasse, diciamo così, un laureato e poi gli facesse il corso di specializzazione. Allora è molto importante capire questa differenza perché questa porta vantaggi, ma poi anche a tutta una serie di svantaggi. Allora, prima cosa,
Questi sistemi di intelligenza artificiale generativa acquisiscono appunto delle competenze di ragionare, sono molto vicine al sogno dell'intelligenza artificiale generalista degli anni 70-80, quando io ho cominciato a occuparmene, in cui si pensava veramente che queste macchine potessero in tutto imitare le capacità di ragionamento umano. E poiché sono stati preaddestrati con queste competenze, gli utenti possono più rapidamente adattarli a compiti specifici, quindi in qualche modo specializzarli su un particolare task, che può essere anche in quel caso applicato alla medicina, alla governance, eccetera. Tra l'altro, da un certo punto di vista, sono anche dei sistemi, penso la maggior parte di voi sia abbia provato a usare almeno una volta ChatGPT, in qualche senso riducono anche il digital divide, perché mentre per utilizzare un modello di machine learning classico ci vuole comunque un informatico, e qui qualunque cittadino si può mettere ad utilizzare questo tipo di sistemi. Prima insomma, ho capito allora appunto questo concetto: sono preaddestrati quello che noi compriamo, utilizziamo, incorporiamo in un certo ambiente per costruire un'applicazione, è qualcosa che è stato già applicato, preaddestrato da altri. Le applicazioni sono, qui ne ho citate tante, nemmeno voglio troppo soffermarsi, per esempio nell'automazione dei processi amministrativi uno può creare dei documenti, tradurre, fare dei summary, si possono fare dei chatbot per l'assistenza ai cittadini e ci sono ottimizzare le risorse, quindi ci sono veramente una grandissima quantità di campi nei quali uno può prendere uno di questi modelli ed addestrarlo per il compito specifico, non ultimo anche la rilevazione di frodi. Allora, tutte queste sono grandissime potenzialità, unite a quelle appunto dell'essere disponibili anche nella modalità più semplice, quindi usati come sono da qualunque cittadino, ma quali sono i rischi di tutto questo? E che sono dei rischi, diciamo così, solo in minima parte, come vedremo, condivisi con sistemi di intelligenza artificiale più classica. Io in qualche modo ho individuato quelli che chiamo poi i tre peccati capitali dell'intelligenza artificiale generativa. Perché capitali? Perché derivano proprio da come questi sistemi sono costruiti ed è per questo che vi ho fatto quelle prime due slide introduttive, perché riusciate a capirle molto meglio. E sono, adesso le vediamo tutte e tre in dettaglio, ma sono sostanzialmente legate alle dimensioni del modello, alla qualità dei dati, condividendo in questo alcune cose che diceva la professoressa Sartori, e a poi la maggiore opacità e fragilità. Vediamoli un po' uno per uno. Allora, questi sistemi preaddestrati hanno delle enormi dimensioni. GPT-4, che è l'ultimo della famiglia, per essere addestrato, quindi per generare questo modello, è stato addestrato su oltre un trilione di parametri. Che sono questi parametri? Pensateli un po'. Come se fosse l'intensità delle connessioni che esistono tra i neuroni del nostro cervello. Quindi sono proprio, diciamo, la macchina impara proprio l'intensità di queste connessioni, dove anziché avere dei neuroni abbiamo delle piccole unità di calcolo e anziché avere delle connessioni sinaptiche abbiamo dei semplici collegamenti, ma quella è l'intuizione. Allora, che cosa vuol dire? Che la capacità di costruire queste macchine è nelle mani di pochissimi operatori. Voi costruite la vostra applicazione su ChatGPT-3, poi si passa a ChatGPT-4, la compatibilità tra questi due sistemi è minima, quindi la controllabilità di questi sistemi è un elemento estremamente rischioso. E in questo caso in particolare c'è una suite di sistemi di intelligenza artificiale generativa che sono open source, ma sono molto pochi. Quindi un primo problema è questo dell'oligopolio e altri problemi che sono collegati a questo problema sono que a questo, quindi a questo problema delle dimensioni, sono anche per esempio il consumo energetico. Queste macchine non sono per niente sostenibili. L'obsolescenza dei dati, perché vengono addestrati su dei dati. E poi con l'evoluzione diciamo, dei dati, la macchina mantiene le proprie capacità di ragionamento, però non è più aggiornata perché è stata addestrata su dati che magari sono anche solo di 6 mesi fa. E
Anche l'esposizione dei dati personali, perché se io interrogo la macchina e magari ci sono molti casi diciamo, di questo uso improprio dell'intelligenza artificiale generativa, per cui inconsapevolmente un dipendente di un'azienda dà alla macchina dei documenti privati perché magari ci faccio un riassunto, li traduca ed ecco lì che inconsapevolmente ha violato la privacy perché questa macchina non è open source, ma è proprietaria. Quindi questo è un importante rischio. Secondo rischio, mi soffermo un po' meno perché ne ha già parlato la professoressa Sartori. Qui, se i dati, come diceva lei, sono distorti e non rispettano statisticamente la realtà, questo è l'esempio molto semplice. Io ho preso Image Creator ed è molto semplice, è molto simile all'esempio che aveva fatto prima la professoressa. E scrivo a doctor and a nurse, quindi sono assolutamente neutro. Ho usato l'inglese proprio perché è neutro, in italiano devo dire il dottore e l'infermiera o il contrario, ed è quello lì che su quattro immagini create lui è il dottore, lei è l'infermiera. Il terzo elemento è quello della fragilità e dell'opacità. Siccome questi sistemi imitano le reti neurali umane e noi non abbiamo la più pallida idea di come funziona il nostro cervello, non è che nel nostro cervello noi abbiamo dei luoghi fisici dove ci sono dei concetti. Ci sono, diciamo, c'è una rete neuronale, ci sono queste connessioni sinaptiche che si consolidano nel tempo e i sistemi di intelligenza artificiale funzionano un po' nello stesso modo. Quindi no, 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 non contengono dei concetti, sono opachi, inerentemente non spiegabili, ma proprio per il fatto di essere opachi, cioè che in realtà questi sistemi contengono solo numeri, non contengono concetti, sono anche estremamente fragili. E quindi questo qui è un esempio in cui io prendo l'immagine di un maiale che il sistema interpreta come maiale, ci aggiungo pochissimo rumore, un umano potrebbe tranquillamente distinguere l'immagine, cioè non distinguerebbe la prima immagine dalla seconda, ma la macchina lo scambia per un aeroplano. Quindi basta poco e prende una grande cantonata. L'ultima slide è questa. Tutti i problemi che ho citato sono in realtà mitigabili e non mi addentro sui modi con cui siano mitigabili, ma c'è una cosa molto importante e prendete questa come, diciamo, pillola, suggerimento, quando anche il cittadino comune che non ha alcuna esperienza, vuole utilizzare, questo tipo di applicazioni. Allora, io qui ho, chiesto a ChatGPT, quando è nata l'idea di creare il ponte sullo stretto di Messina. Lui mi fa un bel riassunto e poi comincia ad elencare tutta una serie di cose. Ora, guardate prima, dice: già nell'antichità i romani avevano considerato l'idea di costruire un ponte sullo stretto di Messina. Si narra che l'imperatore Caligola avesse concepito un progetto bla bla. Come faccio a capire se è giusto o no? Guardate, è semplicissimo. Lo chiedo a ChatGPT stesso. Puoi dirmi step by step come sei arrivato a dire che Caligola aveva già concepito l'idea del ponte? Quindi c'è un metodo di prompting che proprio aiuta, diciamo, può essere utilizzato per costringere la macchina a dirti quali sono le fonti documentali con le quali è arrivato a questa conclusione. A questo punto già ChatGPT si sdraia e mi dice: mi scuso per la confusione, ho detto una grande cavolata, questa cosa non è documentata. E la cosa interessante, io ho fatto poi un ulteriore esperimento, ho continuato a fare questa domanda anche su altre macchine io, a ChatGPT la stessa, e a questo punto non mi ha rifilato la supercazzola di Caligola. Poi però ho chiesto ad altri colleghi di fare questa domanda e gliel'ha rifilata lo stesso. Quindi qual è la conclusione? Lui ha profilato me, ha capito che a me non la si fa, ma agli altri la stupidaggine gliela rifila lo stesso. E con questo concludo. Fantastico, grazie davvero. Ci sono due domande, non so se avete visto. Una è credo per Laura, la prima, e la seconda è per te invece, Paola, perché una è su Equitas e l'altra su Sì. AI Open Source. Facciamo una per uno, comincia Laura. Sì. Ok, vai. Me la potete leggere perché non la vedo. Allora, la prima domanda è: Equitas sta lavorando sull'AMA, dove posso trovare materiale? Allora, Equitas non è basato su AI generativa, ma sistema automatico di decisione. Quindi noi abbiamo tre casi studio e abbiamo tre casi studio, per esempio uno è nel settore salute e il materiale sono delle radiografie. In questo caso c'è il settore dermatologico e creando il dataset a base di
radiografie. Un altro caso studio sono gli espulsi dalla scuola, quindi school dropouts, e lì in questo caso sono dati relativi a tutta una serie di scuole della regione canaria spagnola che hanno tutta una serie di dati. E poi abbiamo un terzo caso di studio sul recruiting, dove abbiamo dati di interviste lavorative. Quindi siamo proprio nella prima famiglia di sistemi di AI. Con la Allora, seconda domanda, sì, io la leggo. La prego, prego. seconda domanda, allora, ce ne sono più di uno, ma la suite Llama, allora, Magari Llama, leggila perché magari qualcuno non la legge, che così sanno avete cosa. contezza di altre IA open source in sviluppo in Italia che possa essere punto di riferimento? In Italia, francamente, no, no, non ne ho conoscenza. Potrebbero esserci, ma non lo so. Noi abbiamo molto lavorato, sulla suite, Llama. Che ha lanciato diversi sistemi con diverse dimensioni, quindi diciamo, questo qui è anche un elemento che può facilitare con minore o maggiore numero di parametri e minore o maggiori capacità. Quindi questo è, noi lavoriamo principalmente lì. Ci sono anche dei sistemi open source che, per esempio, sono stati lanciati anche da università. Per esempio, Stanford recentemente ha lanciato UnitS, che serve per l'analisi anche di dati da sensori, per esempio, che possono essere anche serie temporali, diciamo così, sia simboliche che numeriche, che è proprio uscito forse un mese fa. E anche questo è open source. Però diciamo la suite Llama è il classico modello LLM che può essere, che noi diciamo abbiamo, ci lavoriamo abitualmente ed è quello più affidabile. Grazie, vedo Sabina Bellotti alla mano alzata, prego. Grazie Matteo, grazie a tutti. Io sono Sabina Bellotti, il punto di contatto nazionale dell'iniziativa per la partecipazione dell'Italia all'iniziativa Open Government Partnership. Volevo ringraziare entrambe le colleghe dell'università per il loro contributo su questo tema che sta interessando molto la nostra community a livello mondiale, ovviamente, ma anche in particolare quella italiana, e siamo orientati a voler dare un contributo specifico a questa riflessione nel contesto nazionale. E la domanda a voi entrambe è: che tipo di contributo avete fatto? Chiaramente riferimento in particolare al professoressa Sartori, ma in entrambi gli interventi ho colto l'importanza di un elemento di intelligenza collettiva, di partecipazione pubblica alla costruzione in qualche modo dell'intelligenza artificiale da un lato, e dall'altra parte anche al contributo che potrebbe derivare in senso inclusivo nei processi partecipativi dall'applicazione dell'intelligenza artificiale. Per cui volevo chiedervi un suggerimento, ecco, prima di lasciarci, dopo aver dato tutti questi elementi di riflessione importanti, che cosa suggerite a noi della Community per il Governo Aperto di poter fare nei prossimi anni, anche siamo per approvare un nuovo piano nazionale di intervento e quindi ci stiamo domandando che tipo di contributo possiamo dare. Collettivamente siamo un centinaio di organizzazioni fra società civile e PA. E ci occupiamo di tutte quelle tematiche che riguardano l'amministrazione aperta, quindi l'anticorruzione, quindi c'è anche un elemento visto legato per esempio alle frodi, ci occupiamo di processi partecipativi per la definizione delle politiche pubbliche, quindi insomma sono molti gli ambiti sui quali siamo e vogliamo essere attenti all'uso e alla creazione di intelligenza artificiale che serva all'equità. Ecco, questo è il nostro, come dire, obiettivo. Quindi, se avete qualche suggerimento da dare alla community, saremo molto onorati di raccoglierlo da voi che state rappresentandoci anche a livello europeo per quanto riguarda il progetto Equitas, ma anche a livello nazionale, non a caso con delle donne che stanno lavorando su questo terreno. Prego. Allora, puoi cominciare tu, Laura? Se c'è Vai, l'audio, vai tranquillo. mi Adesso sentite? sì, vai, vai, vai. Sì, ma diciamo, io citavo tutta una serie di tematiche sulle quali diciamo, è possibile lavorare. Secondo me un aspetto importante è anche lanciare in qualche modo dei progetti di condivisione in cui la comunità scientifica, che ha anche come diciamo,
finalità di terza missione. In particolare, per esempio, Sapienza in questi ultimi anni ha molto, molto valorizzato la necessità, diciamo, di favorire progetti di terza missione in cui l'università mette a disposizione le proprie competenze nella società civile, e questo è un esempio perfetto. Per sviluppare degli strumenti che siano di utilità collettiva. Quindi di questi progetti, bandi, ce ne sono diversi, per esempio, io ne ho visti tanti che sono relativi all'istruzione e all'informazione, che sono un aspetto importante. Per esempio c'è il bando Polaris che è uscito da poco, però ci potrebbero essere anche dei progetti che sono più operativi, e quindi su una delle qualsiasi delle tematiche, per esempio, che io elencavo, creare delle partnership, università, società civile, che abbiano anche però un contesto, diciamo così, definito, per esempio qualche forma di bando pubblico. Questo certamente favorirebbe un processo di sviluppo collaborativo di soluzioni di interesse utili. Sì, io su questo posso aggiungere due elementi. Il primo è che proprio l'idea di avere tutti questi, una serie di stakeholder inclusi in questo tipo di processo, soprattutto dal design in avanti, è fondamentale per avere un'AI più inclusiva, anche se sotto questa etichetta ancora c'è un po' di confusione. La seconda cosa che mi verrebbe da dirvi è non fidatevi di magari un pacchetto proposto e applicato senza, cioè non fidiamoci dell'AI solo perché sembra in questo momento l'ultima frontiera dell'innovazione, della coolness, eccetera, eccetera. Quindi sempre criticamente accettare questo tipo di soluzioni tecnologiche alle quali si può sicuramente contribuire, e tutti i bandi di cui si è parlato effettivamente possono anche cercare di cambiare la percezione collettiva dell'AI, perché in questo momento, soprattutto prima quando facevo riferimento a un effetto magico, c'è cioè quest'idea del risolverà tutti i problemi del mondo, ma se ci pensiamo, soprattutto da chi si occupa di tecnologia, in particolare nella pubblica amministrazione da anni, sa che qualsiasi tecnologia è stata accolta con questa idea salvifica di una soluzione di problemi. Quindi si può fare tanto insieme, sicuramente ci sono alcuni elementi, alcune strade da seguire in via prioritaria. Ecco. Grazie a entrambe, ci manterremo in contatto. Grazie. Io ringrazio per gli interventi davvero molto interessanti e completi del primo panel che trattava appunto di sovranità digitale, intelligenza artificiale e le strategie per il governo aperto. Mi piace ricordare che è un problema non solo della pubblica amministrazione, ma di tutti nelle scelte personali, utilizzare questi strumenti in modo attento, sia che siamo pubbliche amministrazioni. La pubblica amministrazione chiaramente deve avere un livello più alto ancora di attenzione, ma le scelte delle nostre associazioni e delle nostre anche personali sono importanti. Il secondo panel, il primo panel riguardava una Scusa un attimo tecnologia. perché c'è Prego. un'altra domanda di Alberto Di Mullo Prego. sull'algoretica. Non so chi vuole rispondere. Oddio, non ho... C'è solo scritto sull'algoretica, punto interrogativo. Io non so cos'è l'algoretica, confesso la mia Provo ignoranza. a rispondere io, cioè l'etica degli algoritmi. Ah, ecco. Allora, io all'inizio proprio vi ho detto, cercherò di sottolineare le implicazioni sociali dei sistemi di AI proprio perché si differenziano da quelli etici. Allora, l'algoretica, se la vogliamo chiamare così, o comunque le implicazioni etiche sono sicuramente importanti, e le implicazioni etiche sono quelle che hanno segnalato i primi problemi degli scandali di cui vi ho raccontato. E proprio per quello si è passati a cercare di sviluppare qualche guardrail, qualche linea di sicurezza. Tuttavia, il mio messaggio, se posso lasciarvene uno, è andiamo oltre l'etica, nel senso che c'è molto di più oltre l'etica, che poi, tra l'altro, bisogna sempre chiedersi: etica, qual è cosa è giusto, chi è che definisce cosa è giusto, cosa è sbagliato? È fondamentale parlare di etica, ma è altrettanto, se non più fondamentale, parlare delle implicazioni sociali. E non possiamo pensare ad uno sviluppo tecnologico slegato dalle conseguenze sociali che questo ha nella società.
Comunque, se posso aggiungere, diciamo, esistono sì tutta una serie di algoritmi che consentono, per esempio, di capire se una base di dati ha dei bias, per esempio, o anche se all'interno dell'algoritmo esistono degli elementi di non equità. C'è una letteratura su questo, de delle cose si possono certamente fare anche in maniera, diciamo, semi-automatica. O aiutata dagli algoritmi. Scusatemi per non aver mai sentito il termine algoretica, ma etica degli algoritmi sì. Grazie mille. Dicevo che se abbiamo parlato in questo panel di una tecnologia che diciamo che sta strabordando e le stiamo cercando di mettere degli argini e di capire appunto le sue implicazioni, abbiamo parlato molto di dati, del fatto che queste tecnologie utilizzano un sacco di dati e hanno bisogno di dati di qualità. Il secondo panel parla di apertura dei dati come opportunità per servizi pubblici inclusivi e di qualità. In questo caso vedrete che non siamo come nel primo caso all'inizio, cioè una tecnologia nuova, ma anzi un tema che ha avuto resistenze all'inizio e ne ha ancora in un certo senso, ma che ha avuto notevoli sviluppi. Avremo quindi anche esperienze già consolidate che ci racconteranno di come sono già applicati questi dati aperti. Il primo intervento riguarda territorio e inclusività, come l'apertura dei dati geospaziali trasforma i servizi pubblici. E do la parola a Maurizio Napolitano del Fondazione Bruno Kessler. Grazie. Grazie Matteo, grazie a tutti quanti. Io vado leggermente veloce, ma senza presentarmi molto, anche perché mi riferisco a definire come un grande rompiscatole sul movimento open data e non solo. E l'argomento, come detto, dei dati geospaziali. I miei obiettivi che voglio portarvi alla fine sono questi tre. I dati geospaziali sono infrastrutture importanti per il miglioramento dei servizi della società. Cosa succede in Italia? E gli effetti di questa apertura che siamo. Questi tre punti mi interessano ascoltare. Come lo farò? Beh, lo farò partendo da questa immagine qua, che magari è complessa, ma questa immagine qua viene da quello che è stato fatto in Europa in questi anni. Sostanzialmente è nata una direttiva Inspire molto tempo fa, la direttiva che ha detto: mettiamo in ordine tutti i sistemi geospaziali. Tutti i sistemi geospaziali, quindi tutte le infrastrutture dei sistemi informativi territoriali. Questo è avvenuto ancora prima che la parola open data diventasse mainstream, perché la parola open data prima era un termine soltanto degli esperti, di persone che volevano usare i dati. Questa cosa qua di Inspire ha fatto sì che ci fosse dato un forte contributo nel fare ordine e sistemare i processi, perché una delle cose negative che vedo nell'open data è che è prodotta una grande produzione di junk data, cioè dati inutili. Perché si dimentica il processo, si dimentica la qualità, si dimentica di mettere a sistema le cose. Flavio all'inizio citava due portali open data fermi da un sacco di tempo. Questo perché non fa parte dei processi. Inspire invece ha dato questo contributo. Quindi quando si è parlato di open data, si è parlato di open data, il passaggio di Inspire l'apertura dei dati geospaziali è stata quasi un atto semplice e dovuto. Tant'è che tantissime aziende si sono proclamate aziende che fanno open data, aziende che lavorano open data perché lavorano nel settore geospaziale, di colpo i dati sono stati aperti. Di colpo però che non ho ottenuto molto. Quello che vedete sulla destra è questa direttiva su cui abbiamo combattuto tantissimo, che inizio si chiamava del settore informativo pubblico, adesso parlo però, chiamo proprio degli open data, che al suo interno contiene questo elenco di dataset ad alto valore, io ho sempre chiamati dati sexy, e sono state definite quelle che vedete qua. Sono stati definiti quelli che sono dei dataset che ogni Stato membro, ne parlava anche Matteo all'inizio, è obbligato ad aprire in questo periodo qui. E sono dati statistici, dati di mobilità, dati di osservazione della Terra e dell'ambiente, dati meteorologici, dati geospaziali, dati di aziende. Dati su cui io ho partecipato, tra l'altro insieme alla collega Francesca Ricchiara, sull'analisi di definire quali sono questi dati geospaziali, perché è facile dire quelle parole chiave lì. Ma dopo bisogna anche capire come, cosa. L'immagine che vedete vi spiega anche nella prima parte, quella costellazione con le palline verdi, cosa sono i vantaggi che portano subito. E la seconda parte, quella rossa, invece è come devono essere aperti questi dati, che caratteristiche devono avere dal punto di vista strettamente tecnico. Quando ho lavorato sull'analisi dei dati geospaziali, ho avuto modo di parlare con tutte le agenzie di mappe in giro per il mondo. Poi, come vedete, ci sono dei temi tipo la mobilità, e l'osservazione della terra, l'ambiente, che comunque hanno sempre a che fare col territorio. Questo fa capire subito quali sono questi dati. Se andiamo a ragionare su questi dati, sono dati, e io credo, scusate questo parola, infrastrutturali, sono i dati che
usiamo ogni giorno, anche se non in maniera diretta, non semplicemente perché sono un data scientist, ma anche quando mi muovo con la mia automobile, quando chiedo indicazioni, quando ho bisogno di sapere come è fatta una città, tutte queste informazioni qua, il meteo, insomma, è uno dei dati più utilizzati di cui si parla quotidianamente. Quindi, come vedete, questi due elenchi sono dati che sono fondamentali, ma che spesso e volentieri sono dimenticati. Infatti, questa analisi è stata quella di andare a vedere quali sono. Come vedete, allora qua, questa immagine sempre che ha prodotto la Commissione europea, nei dati del caso dati geospaziali sono andati a vedere le caratteristiche di granularità, degli attributi che devono avere e quali dati. Allora abbiamo le unità amministrative, che sembra banale, però i confini, sia per condizionato uno e un altro, ma soprattutto poi più sono precise meglio è, perché siccome si deve anche avere divisioni, ad esempio, per quartieri, oppure anche quelle che sono le divisioni per sezioni di censimento, diventano utili. E qui sono spiegati cosa serve. Abbiamo poi nomi geografici, toponimi. Sembra che questa sia una banalità, però avere questo elenco se è sempre stato difficile. Abbiamo indirizzi, e sull'indirizzo è quello che mi preme di più. E se andate a vedere questi indirizzi, c'è sempre presente la geometria, ma c'è a un certo punto scritto questo postal descriptor, postcode, su cui tornerò dopo, che è comunque un'altra informazione importante. Gli edifici, e negli edifici si parla della scala, ma si parla anche di un altro aspetto che spesso è dimenticato, le altezze degli edifici, che possono essere poi o il numero di piani, oppure proprio i metri, di quello che è. Abbiamo informazioni poi di catasto, e infatti c'è le catastali, referenze catastali, e tutto questo sono dati infrastrutturali fondamentali per far crescere i servizi, analizzati, guardati, e viene guardata la situazione in tutti gli stati membri e anche l'istituzione in Italia. In Italia, quando ci è stato detto apriamo i dati geografici, questo ancora prima che nascesse questa cosa, c'è stata questa opinione del garante che dice che attenzione, che però tramite i numeri civici possiamo arrivare alla locazione delle persone fisiche. Questo ha fatto sì che il dato dei numeri civici, è un dato particolarmente importante per tantissime cose, e che è inutile che vi sto neanche ad elencare, ha fatto sì che il dato non sia disponibile, perché c'è stata la possibilità di fare questo collegamento, che però, guarda caso, con altri sistemi, giusto per citarne uno, Google, riesco a tenere gli indirizzi. E finalmente è uscito l'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane. Finalmente, dico, perché come comunità, penso ci sia qualcuno che ogni anno dice: quando è che apriamo questa banca dati? Quando è che apriamo questa banca dati? Ma come è stata aperta? È stata aperta così. Se io adesso vado sul sito e scelgo il mio comune, ho tutte queste barriere da affrontare per ottenere solo un numero civico di questa informazione. Quindi il dato esiste, ma la sua fruibilità è limitata. E non sto parlando adesso di licenza, proprio il fatto di poter accederlo. E comunque bisogna sempre stare molto attenti, che è importante. Ma andiamo a vedere qualcuno che è qualche altro stato membro, la Francia. La Francia mette a disposizione numeri civici a chiunque per qualsiasi scopo e li offre in vari formati, tant'è che qua c'è questa qua la pagina della documentazione, li offre come API, come servizio di interrogazione, con la possibilità di scaricarli totalmente con un aggiornamento costante. La GDPR vale anche lì, però è interpretata in maniera diversa. E abbiamo questo vantaggio. Poi vi dicevo comunque che c'è un altro problema: il codice di riferimento postale. Farà un po' ridere, ma la realtà è che il codice di riferimento postale non sono open data. I codici di riferimento postale sono di proprietà di Poste Italiane, è un dato che ci viene chiesto quotidianamente, perché pensate, tutti gli uffici pubblici di amministrazione chiedono il CAP, è un dato che possiamo conoscere il CAP di dove siamo attraverso il sito di Poste Italiane, quindi dall'indirizzo non da, ma se voglio avere le geometrie che mi descrivono dov'è il confine tra un CAP e l'altro, nelle città soprattutto che ne ho più di uno, questo non è possibile. È per quello che nell'elenco che avete visto prima è stato dato come attributo il CAP, per permettere di avere un cavallo di Troia per riuscire a superare questo problema qui, questa questione. E il CAP, se ci pensate, è un altro dato infrastrutturale fondamentale, tra chiedervene tutti i moduli della PA. Serve per la logistica e non è soltanto la logistica di Poste Italiane, chiaramente poi gli altri si appoggiano su questo. È un dato infrastrutturale che rimane lì, che è tabù. Vi posso anche dire che a livello europeo sono pochissimi casi dove i codici di riferimento postale sono disponibili. Ma in tutto questo scenario fa un po' sorridere che tutti quanti, se
se quando dico tutti quanti, tutte le persone credono che qualcosa come un dato, come il codice dell'ordinamento postale, i numeri civici, il nome delle strade, i toponimi, i confini, sia qualcosa di pubblico dominio, qualcosa che tutti conoscono, tant'è che ci sono progetti come OpenStreetMap dove le persone portano questa conoscenza, producono questi dati e vengono usati. Però a livello internazionale, a livello europeo, non sempre è così. C'è un problema quello di ragionare sui processi, anche se Inspire ha aiutato tantissimo a farlo, c'è un altro problema su ragionare invece su aprire alcune resistenze che esistono ancora. E quando qualcuno mi dice sì, ma i dati geospaziali, perché devo andare ad esempio il mio stradario in open data? Queste fotografie che vedete di camion incastrati è abbastanza classico. E se lasciamo che ci siano queste altre che vanno in giro a prendersi i dati, intendo dire, non so, quando passa la macchina di Google che fa le fotografie, eccetera. E questi qua mettono i loro dati, però poi li portano lì, però magari manca un arricchimento di questa informazione. Ma la domanda è: chi è che decide se quello lì è senso unico, se ci posso passare il camion, se è ZTL, qual è il limite di velocità? Non lo decide sicuramente un'azienda americana, lo decidono le pubbliche amministrazioni. E quindi la pubblica amministrazione, nel momento in cui mette quel dato disponibile aperto, che è un dato infrastrutturale, fa sì che tutte le applicazioni che ne fanno riuso traggono vantaggio e probabilmente avremo meno camion incastrati. Siamo, come detto prima, la coppa di cartelli, adesso è il navigatore satellitare. I navigatori satellitari usano dati e questi dati arrivano da lì. Dopo, questi dati possono anche alimentare intelligenze artificiali, ma se partono corretti, allora sarà facile fare tutto il resto. E la fonte primaria è quella che fa la differenza. Lo fa sempre. Certo, servono dettagli. Allora, questo qua è il caso di una strada, della mia città, Trento, dove vedete che qua ho tantissime informazioni, oltre a quella riga rossa che mi rappresenta, però mi dà andare in cui si dà informazioni su quanti sono i numeri delle corsie, mi dà informazioni oltre al nome della via, se è a doppio senso, tante altre informazioni che spesso non ci sono, perché servono dettagli, però serve anche completezza. Se ho tutte le strade, allora saprò come muovermi, però ho bisogno di tanti dettagli. E la domanda adesso è: chi è che mi dà la completezza e chi è che mi dà i dettagli? La pubblica amministrazione dà la completezza, perché la pubblica amministrazione decide dove sono i numeri civici, dove sono le strade, se cambia la toponomastica, i limiti di velocità. Spesso il motore principale, se vogliamo, sono i comuni. E quindi la completezza mi dà quella. Però la pubblica amministrazione non ragiona su molti livelli. Il comune si occuperà di quello. Insomma, se guardate in questa strada qui, che penso che la conosciate, e vi guardate intorno. Questa è presa con Mapillary, che è un software di crowdsourcing, che raccoglie foto e dopo applica intelligenza artificiale. Se guardate intorno, tutte le cose che sono riconosciute, i segnali stradali che vedete, eccetera, di chi è la gestione? È del comune? È della partecipata del comune? È della regione? È della provincia? È dell'azienda di trasporto pubblico? Ognuno gestisce i dati per il bene della città su livelli diversi. Quindi quel dettaglio lo vado, se vogliamo, in parte a perdere, o comunque lo trovo disseminato su tanti attori che devo far parlare fra di loro. Per farli parlare fra di loro, posso decidere di costruire un servizio come la PA, ma quello che sta accadendo adesso è il caso in cui, come vi ho fatto vedere prima di OpenStreetMap, che il dato disponibile e viene arricchito. Arricchito da tante sorgenti, e queste sorgenti lo stanno passando alle comunità e le aziende. E per farvi vedere un grande esempio che è uscito da poco, c'è questa fondazione all'interno di Oaks Foundation, che all'interno, quei nomini lì che vedete, Amazon, Meta, Microsoft, TomTom, Esri, questa fondazione si chiama Overture Maps, ha come obiettivo quello di creare dei dataset ad alto valore in ambito geospaziale che, guarda caso, sono numeri civici, punti di interesse, strade, edifici e confini, accidenti, gli stessi della direttiva, gli stessi della direttiva open data che abbiamo siamo andati a individuare. Più dopo, vabbè, ci sono anche la direttiva, ci sono anche il catasto, come abbiamo visto, su cui anche lì c'è un'altra questione, ma non voglio adesso esagerare troppo. Questi qua cosa fanno? Raccolgono i dati che hanno loro, i dati che ha la comunità di OpenStreetMap, i dati che trovano pubbliche amministrazioni e le rimettono fuori a disposizione come open data per creare servizi loro stessi. Quindi
Quindi, anche se sono mossi da logiche completamente diverse, stanno favorendo il bene comune. Pertanto noi spingiamo, noi verso la pubblica amministrazione, spingiamo questi dati verso l'esterno, questi dati vengono inglobati da questi attori e magicamente tutti i servizi che vengono usati nascono e vengono poi, portano a vantaggio tutto il territorio. E spesso questo ce lo dimentichiamo, perché spesso c'è questa idea che open data, applicazione diretta. No, spesso è open data, business to business, tante persone, tante aziende che lavorano per prendere questi dati e generare poi questo risultato, questi servizi. Ecco, vi concludo così, quindi. Vi concludo con questi punti qua che vi ho detto all'inizio. Partiamo dall'idea che le infrastrutture le vediamo tutti i giorni, le attraversiamo continuamente e i dati che le descrivono sono fondamentali per creare nuovi servizi. Ogni PA gestisce il territorio secondo il proprio compito. In relazione al compito che ha, l'importante è che si limiti alla completezza, alla qualità del suo compito. Dopo tutto il resto è in discesa. Saranno aziende e comunità che faranno arricchimento dei dati e lo miglioreranno. E questo qua è un grande vantaggio che spesso ce lo dimentichiamo, perché se il nostro obiettivo è vero che ci sarà qualcuno che diventa più ricco, lo ammetto, però anche è vero che ce ne sono tanti di giocatori che lo possono fare. E questo qua mi genera la differenza. Ricordate che la pubblica amministrazione per ogni livello raccoglie dato per quello che gli serve. L'esempio che vi faccio è banalissimo. Questa mattina siete usciti di casa, avete incontrato una persona, la prima persona che avete incontrato, di che colore erano i suoi vestiti? Probabilmente non ve lo ricordate perché non vi serviva. La stessa cosa pubblica amministrazione. Se mi serve avere la posizione dei cestini, la raccoglierò. Se non mi serve, dirò che ci sono i cestini in quella via. E dipende da cosa è l'obiettivo, però intanto ho la completezza perché loro lo decidono e anche la manutenzione. Grazie, non mi porto più avanti su questo. Grazie a Maurizio Napolitano per questa introduzione sui dati aperti. Ora abbiamo due esperienze. La prima esperienza è di OpenTusk. Do la parola a Vitto Bavaro di Regione Puglia. Grazie per essere qui. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Condivido un attimo lo schermo. Dovreste vedere la mia presentazione. Giusto? Non ancora, ma non so se la regia vede qualcosa. No. Oppure se in alternativa vogliamo scambiarci con Vannuccini e poi inviare le slide Sì, alla avevamo fatto le prove regia. prima e funzionavano, per quale Ok, motivo? magari facciamo così solo per guadagnare Perfetto, tempo. perfetto, va bene. Quindi invertiamo gli ultimi due interventi, sempre su strategie e risultati con la politica di apertura dati, Gianluca Vannuccini di Regione Toscana. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie anche da parte mia di avermi invitato. Tento anch'io come invito di vediamo se va bene, fatemi sapere. Si vede, si vede. Sì, ora li vediamo. Perfetto. Ok, vediamo se vanno anche avanti. Bene. Ok, buongiorno a tutti. Io sono un po' a raccontarvi quello che come Regione Toscana abbiamo fatto in questi anni, stiamo facendo sul tema appunto dei dati e dell'apertura dei dati. Vi racconterò un po' di iniziative, diciamo, classiche, ma anche un po' di iniziative un po' strane che stanno venendo fuori, derivanti dall'interesse dei dati, sui dati, da parte del territorio. Beh, storicamente, diciamo, la mia regione appunto, ha fatto un lavoro, diciamo, di una lunga storia sul tema dell'apertura dei dati, avviando, diciamo, un gruppo di lavoro, inserendo addirittura una legge regionale ad hoc, nel 2015. E arrivando poi ad avere una piattaforma che produce e aggrega soprattutto molti dataset sul territorio e interagisce diciamo anche con soggetti esterni tipo ad esempio Google Dataset Search e ovviamente ponendo sempre massima attenzione alla compliance con GCATP e ovviamente anche tutti i vari standard Inspire di cui Maurizio ha già parlato. Parallelamente a questo tema dei dati, quindi datitoscana.it,
Un'altra declinazione dell'apertura è quella dei servizi, quindi associati un po' ai dati, e quindi abbiamo un po' creato da qualche anno questo brand di Open Toscana, sotto cui stanno i servizi online, diciamo, del territorio, quindi tipo multiente, e quindi è un aggregatore di più servizi online. Quindi, se vogliamo, la parte aperta è il catalogo dei servizi, anche su questo, tra l'altro, stiamo facendo delle evoluzioni, e diciamo, il tema dei dati è una delle costole di questo brand. Di questo ombrello, diciamo così. E quindi, diciamo, su questo tema noi da un lato apriamo il dato, da un lato apriamo il servizio, inteso appunto come catalogo. Sul mondo del FESR stiamo avviando diverse iniziative proprio anche di applicazione di AI su Open Toscana, anche appunto sul miglioramento dell'interazione con questo catalogo multi-ente di servizi. E diciamo, bene o male, questo catalogo raccoglie tutta l'offerta digitale di servizi del territorio toscano e quindi ha l'obiettivo ovviamente di massimizzare l'accesso, l'accessibilità da parte dei cittadini ai servizi online. La nostra agenda digitale ha come principale main pillar il tema dei dati e dell'interoperabilità. Siamo impegnatissimi insieme ai colleghi anche che sono qua in questa call le altre regioni sull'interoperabilità con le piattaforme nazionali, ovviamente assieme al DPD e ai dipartimenti, diciamo, via via interessati. E sul tema dei dati, appunto, stiamo percorrendo diverse iniziative, in particolare nell'ambito del FESR, quindi progettazione, programma strutturale 21-27. Su questo tema, che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo un po' messo a sistema tre macro, diciamo, sistemi che erano tre macro ecosistemi di dati messi assieme in un concetto di data platform regionale, ossia la piattaforma datitoscana.it, la piattaforma di Big Data Smart Region e la parte, diciamo, di modellazione 3D Data che quindi stiamo utilizzando connessa al tema della fotogrammetria. Su questo ecosistema di tre piattaforme dati abbiamo emesso un avviso sul FESR per stimolare il territorio a produrre progettualità e dataset e, utilizzando questo ecosistema di piattaforme orizzontali messe a disposizione appunto della regione. As a service. Quindi abbiamo un ente alla possibilità, ente inteso come comune, ma anche consorzi di bonifica o agenzie regionali, alla possibilità di aderire a questo progetto, a questo percorso di valorizzazione dei dati sul livello territoriale. Tra l'altro, questo percorso ovviamente lo stiamo facendo assieme a tutti i colleghi e colleghe della urbanistica, quindi è intimamente connesso by default e by design con la cartografia regionale. E quindi diciamo un ente può decidere di avviare un percorso di big data, per esempio, per un progetto di smart city, oppure avviare un percorso di rilievo del territorio 3D usando droni o altre tecnologie, unendo le tecnologie satellitari, oppure può avviare un percorso di produzione di dataset appunto per sviluppati per la AI training, oppure dataset che possono ricadere sotto un basket di dataset ad alto valore. E questo è un avviso aperto fino addirittura al 25, quindi l'obiettivo proprio è quello di stimolare, tra virgolette, senza fretta, delle progettualità sul territorio basate sui dati. Giusto alcuni esempi delle cose che si stanno facendo, come dicevo, cose sempre anche molto strane, quindi diciamo su questa piattaforma in particolare di fotogrammetria si stanno facendo, ad esempio è stato fatto pochi giorni fa al Parco di San Rossore un evento, un gruppo di dronisti che è della Scuola di Protezione Ambientale Nazionale, del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, che hanno fatto delle sperimentazioni utilizzando la piattaforma regionale di fotogrammetria di voli con drone al Parco di San Rossore per migliorare appunto il governo del territorio e il monitoraggio del territorio tramite rilievo con UAS, con sistemi UAS. Quindi con droni. Giusto qualche flash sui numeri della data platform regionale ad oggi, quindi c'è molto fermento, ecco, questo per dire veramente, fra l'altro un fermento estremamente diversificato, cioè ci sono colleghi della Polizia Municipale che usano questi sistemi per le loro finalità di, per esempio, monitoraggio del territorio, diciamo a livello cartografico, oppure fare dei rilievi, oppure ci sono colleghi dell'ambiente, della protezione civile, è veramente diciamo, un set di casi d'uso molto molto ampio e quindi diciamo di livello di utilizzo è veramente dinamico e molto ogni giorno attivo con idee nuove.
Un'altra declinazione del concetto di apertura dei dati che abbiamo fatto in questi anni e anche insomma, di recente sviluppata è il tema dell'OpenPNRR Toscana, ossia praticamente una mappatura su tutto il territorio di tutte le iniziative finanziarie PNRR in Toscana. Questa piattaforma praticamente è stata sviluppata con questo oggetto che chiamiamo amichevolmente il pesce, e questo è praticamente, a parte la battuta, ma dietro c'è un lavoro enorme di miei colleghi e colleghe che abbiamo fatto assieme al Dipartimento di Funzione Pubblica, Formez, nel percorso Open Gov abbiamo sviluppato appunto in questi mesi, barra anni, con loro. E questo sistema che cos'è? È un sistema di aggregazione di tante fonti dati per il monitoraggio dell'avanzamento del PNRR, che poi fa una clusterizzazione di questi dati e poi esce fuori come delle API, come degli open data o come delle dashboard. Quindi questo è un po' il tema di data in, information out, no? O insight out, diciamola così. E questo, diciamo, sì, l'obiettivo è proprio quello di dare degli insight a livello, diciamo, amministrativo, al territorio, a chiunque, perché poi questi dati vanno in open data, e questo percorso è oggetto continuo di affinamento, di questo sistema, e tra l'altro l'abbiamo proprio anche condiviso con gli stakeholder del territorio, insieme alla Funzione Pubblica e a Formez, in una serie di incontri fatti sul territorio. Tra l'altro, collaborando anche con altre regioni, con Regione Liguria, insomma, abbiamo collaborato su questo tema anche con altri colleghi e colleghi. E quindi questa è un'altra declinazione di data processing che poi sfocia in un percorso di apertura e di condivisione, di trasparenza e di partecipazione. Dove lo facciamo atterrare questo percorso? Anche sui punti di facilitazione digitale. Questo è un flash della rete toscana dei punti di facilitazione digitale che include una messa a sistema di tre reti, una quella sul PNRR, su cui appunto lavoriamo insieme al DTD e a Vito della Puglia, ci sono anche altre leghe delle regioni, quella delle botteghe della salute in ambito più sociale, quella dei Digital Mentis, che è il mondo supporto alla sportelli consumatore. Ma di fatto che cos'è questa? Questa è una rete di punti fisici sul territorio dove si aiutano i cittadini nella facilitazione digitale. E quindi noi abbiamo definito un catalogo dei servizi regionali, che sono i servizi su cui si fa facilitazione, e cosa promuoviamo anche in questi punti? La lettura dei dati aperti. Quindi la lettura dei dati aperti si dà la possibilità, a un cittadino di capire come funziona il mondo dei dati aperti, per esempio per analizzare le attività sul PNRR di Regione Toscana. Oppure si danno anche iniziative, per esempio, sulla vendibilità della banda ultralarga, il fatto che nel comune ci sia la banda ultralarga e quindi la fibra in vendibilità è un'informazione al cittadino serve. E quindi, tra virgolette, sfruttiamo questa rete di punti di facilitazione anche per informare i cittadini su servizi o informazioni nell'ambito del digitale o anche competenze digitali di base, ma non solo, che possono essere utili per capire meglio come funziona il mondo della pubblica amministrazione, capire meglio come funziona l'utilizzo dei fondi PNRR e così via. Quindi anche questa è un'iniziativa che, diciamo, centralmente come contenuti diciamo, diffondiamo a chi li diffondiamo? Alla rete dei facilitatori digitali, che è una rete di persone che fisicamente stanno presso questi centri di facilitazione e aiutano i cittadini. Quindi prepariamo dei piccoli pacchetti informativi, formativi, anche video, che poi aiutano i facilitatori a spiegare al cittadino questi servizi nel catalogo. Quindi chiudo, diciamo, definendo un po' quello che stiamo facendo adesso, cioè l'obiettivo nostro è quello di definire un po' una data strategy aggiornata della Regione Toscana, che ha principale obiettivo quello di valorizzare il patrimonio informativo, mettendo in sinergia tutte le varie azioni e iniziative che sono in corso, implementare sempre più il concetto di data as a service, quindi dare la possibilità ai miei colleghi delle altre direzioni della regione, agli enti regionali, agli enti locali, ai cittadini e alle imprese, avere data as a service, quindi poter sviluppare anche nuove competenze digitali avanzate sul data processing, che siano cartografici o meno, e poi anche quindi migliorare sempre più la formazione, il tema dell'uso dei dati per migliorare la propria attività. E ovviamente non poteva mancare un cenno al tema dell'AI, su cui ovviamente anche noi stiamo molto riflettendo, e recepisco la segnalazione della professoressa di poco fa dell'attenzione di a, diciamo, affrontare il tema con consapevolezza e attenzione, e questo chiaramente è un aspetto che abbiamo molto ben chiaro anche noi. Bene, concluso.
Grazie per questo intervento, che è il secondo intervento del panel sull'apertura dati come opportunità per servizi pubblici inclusivi di qualità. Come vedete, stiamo parlando di una situazione, in un certo senso più matura, e abbiamo già degli esempi anche virtuosi. Ora riproviamo con Vito Bavaro di Regione Puglia. Mi risulta che le slide siano state trasferite, quindi dovremmo essere a posto. A lei la parola. Sì, buongiorno, scusatemi per il liquido tecnico, ho mandato le slide, quindi le potete lì, vedo che sono in condivisione. Buongiorno a tutti, sono Vito Bavaro di Regione Puglia e sono dirigente della sezione crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese. Vi racconto brevemente la nostra esperienza Open Task, se si può andare avanti con le slide. Che cos'è Open Task? È un progetto con il quale noi abbiamo inteso sostanzialmente supportare sia i produttori di dati pubblici, quindi sostanzialmente le pubbliche amministrazioni locali della Regione Puglia, ma nello stesso tempo ha voluto incentivare la domanda di riutilizzo di questi dati pubblici, quindi supportare da un lato i produttori, come abbiamo detto, e dall'altro gli utilizzatori, e metterli insieme, diciamo, creare una community tra enti locali, mondo quindi enti locali in particolar modo, supportare gli enti locali pugliesi, ma anche le agenzie regionali pugliesi nella produzione di dati aperti, e metterli e creare una community insieme ai possibili utilizzatori pugliesi, quindi sostanzialmente il mondo dell'impresa, ma anche gli enti del terzo settore, il mondo della ricerca, il mondo accademico. La prossima slide, grazie. Il progetto nasce sostanzialmente alla fine del ciclo di programmazione 14-20, a valere sul POR 2014-2020, in particolar modo sull'azione 2.3, dove avevamo una specifica iniziativa legata a Open Data e cittadino digitale. La prossima slide, grazie. E lo vediamo come sostanzialmente un progetto ponte che al termine del ciclo di programmazione 14-20 ci sta portando sostanzialmente nelle iniziative del 21-27 e quindi all'interno della nostra agenda Puglia Digitale 2030, che vede sostanzialmente i dati pubblici come un elemento cardine sia per la produzione di servizi della pubblica amministrazione sempre più avanzati, ma soprattutto come opportunità di sviluppo del territorio. Noi crediamo molto nel dati aperti anche, diciamo, come elemento, come valore aggiunto per le nostre start-up, le nostre piccole e medie imprese che utilizzando questi dati aperti possono produrre valore e benessere. La prossima slide, per favore. Quindi sostanzialmente siamo partiti con questo progetto di evoluzione dell'ecosistema dell'open data regionale, e lo abbiamo abbinato ad un'altra iniziativa che è nella successiva slide, quella sostanzialmente di la prossima slide, per favore. Quella sostanzialmente di, diciamo, di realizzare uno schema di adesione per gli enti locali pugliesi per poter pubblicare i loro dati pubblici sulla piattaforma dati.puglia.it, in modo da creare un contenitore unico di tutti i dati aperti delle pubbliche amministrazioni pugliesi. La prossima slide, per favore. Il progetto l'abbiamo fatto partire anche da una constatazione, dal fatto, questi sono dati di maggio 2023, quando siamo partiti operativamente col progetto, che nonostante le varie iniziative in Regione Puglia, il numero di dataset che noi pubblicavamo era abbastanza basso, e quindi, diciamo, in linea con la media del Sud Italia, ma, diciamo, molto distante da realtà più virtuose come quella che raccontava prima il collega Gianluca. E quindi abbiamo sentito la necessità di attivare un progetto che aiutasse il nostro ecosistema a aumentare quel numero di dataset, perché ovviamente diciamo, la qualità, ma anche il numero di dataset è fondamentale per poter produrre conoscenza e valore. La prossima slide, per favore. E quindi abbiamo realizzato un percorso che abbiamo chiamato Open Task, un percorso sostanzialmente di accompagnamento della comunità, fatto da che cosa? Da dei data lab, di cui vi darò qualche elemento dopo, e soprattutto da data lab e da alcuni, diciamo, webinar di accompagnamento specialistico, sia per i produttori dei dati, quindi per le pubbliche amministrazioni, sia per, diciamo, la comunità pugliese, con alcune testimonianze a sostegno della nascita della cultura dei dati per la produzione di servizi avanzati. La prossima slide, per favore. E quindi sostanzialmente, come dicevo, abbiamo realizzato dei percorsi di accompagnamento per le reti D e per il personale IT delle pubbliche amministrazioni pugliese, utilizzando tra l'altro la community della rete digitale di Abiti. Quindi abbiamo utilizzato, messo, ha messo, diciamo, ha sfruttato anche questo strumento che ci mette a disposizione Abiti per creare delle community all'interno dei responsabili per la transizione digitale. E sostanzialmente con questi webinar abbiamo cercato di creare una cassetta degli attrezzi per le pubbliche amministrazioni pugliesi per aumentare il numero
numero di dataset per accompagnarli anche nella qualità della pubblicazione dei dati, anche ad esempio cercando di accompagnarli anche negli strumenti finanziari come quelli del PNRR, che se non, sebbene specifici per la produzione di dati aperti, consentono, diciamo, nelle varie iniziative di utilizzare alcune risorse anche finalizzate alla produzione di servizi basati sui dati aperti. La prossima slide, per favore. E invece dal lato dei produttori abbiamo realizzato dei webinar divulgativi aperti a tutti, diciamo, a tutto il mondo pugliese, quindi vedete, PIA locale, comunità, aziende, sviluppatori, ricerca, open data, per sostanzialmente creare, diciamo, per cercare, diciamo, di dare informazione su delle tematiche verticali sull'utilizzo dei dati aperti. La prossima slide, per favore. E invece, con i Data Lab invece abbiamo realizzato proprio degli eventi in giro per il territorio pugliese per raccogliere le esigenze di dati da pubblicare. E l'obiettivo sostanzialmente, chiedo la prossima slide, è quello sostanzialmente di creare un paniere dei data aperti pugliesi. Si è parlato prima molto di data aperti ad alto valore, ma ci siamo resi conto che probabilmente c'è la necessità proprio di raccogliere insieme agli stakeholder del territorio una serie di dataset che possono essere utili in particolar modo per il territorio pugliese. Quindi sostanzialmente, se andiamo avanti con la prossima slide, nei vari data lab, quello che abbiamo fatto sostanzialmente, abbiamo cercato, questo è l'esempio di Lecce, di vedere, diciamo, abbiamo da un lato i proponenti, quindi la società civile o il mondo accademico, dato che ci hanno chiesto, proposto dei dataset, sono stati individuati dei dataset, questi li abbiamo catalogati in alcune aree tematiche e abbiamo cercato di comprendere chi fosse il produttore che avesse in mano la proprietà di quel dataset, che poteva essere una regione, un comune o quant'altro. E quindi, diciamo, se andiamo poi nella slide successiva, come, diciamo, un esempio, sempre per esempio del Data Lab di Lecce, abbiamo, diciamo, tirato fuori, diciamo, di volta in volta una serie di dataset, andando a individuare, diciamo, i produttori e i titolari. E l'altra cosa che abbiamo fatto, possiamo andare nella fase successiva, è stato quello, diciamo, poi di andare a trovare degli elementi comuni in tutte le aree tematiche, quindi sostanzialmente andare a identificare non soltanto delle componenti, quindi, diciamo, degli elementi, degli ambiti verticali nel quale andare a sviluppare le applicazioni basate sui dati pubblici, ma anche, diciamo, una visione trasversale di questi elementi. Se andiamo nella fase successiva, quello che è venuto fuori è stato sostanzialmente un paniere di 219 dataset, diciamo, definiti di importanza dalla società civile pugliese. E questo, diciamo, paniere di dati aperti pugliesi l'abbiamo, chiedo di andare nella slide successiva, sottoposto anche a un percorso di partecipazione pubblica sulla nostra piattaforma Puglia Partecipa, e dalla partecipazione pubblica, quindi aperti a qualsiasi cittadino, qualsiasi associazione e quant'altro, sono venute fuori altre 13 proposte tematiche. Quindi, se possiamo andare nella slide successiva, che hanno riguardato alcuni ambiti particolari, abbiamo pubblicato un report finale con gli esiti, diciamo, sia dei Data Lab che della partecipazione pubblica. Se possiamo andare nella slide successiva, quindi, fatto questo lavoro, ci siamo detti, abbiamo creato dei dataset di valore, abbiamo raccolto delle informazioni, abbiamo aumentato la pubblicazione dei dataset, vediamo se grazie a questi dataset si riescono a creare, diciamo, dei servizi aggiunti, si riesce a creare del valore. E abbiamo avuto un'iniziativa, un hackathon, rivolto in particolar modo alle scuole superiori e alle università, nel quale, diciamo, con il patrimonio dati che nel frattempo era aumentato e con, diciamo, le sollecitazioni che ci sono arrivate da questo percorso partecipato che vi ho raccontato, abbiamo provato, diciamo, a raccogliere evidenze e soluzioni, e quindi abbiamo realizzato questo hackathon che, possiamo vedere la slide successiva, ha portato, diciamo, con, diciamo, gli obiettivi dell'hackathon, quello, diciamo, di realizzare alcune soluzioni basate su questi dati. Prego di andare sulla slide successiva. E sostanzialmente ci sono state abbiamo avuto 13 progetti, quindi abbiamo avuto un'evidenza che i dati a disposizione possono essere utilizzati, possono essere la base per proposte di servizi innovativi digitali. E nelle slide successive, diciamo, qui
prego di andare sulla slide successiva, giusto, diciamo, per dare evidenza, diciamo, di alcuni elementi che vanno dal turismo, dall'utilizzo dell'acqua, dall'utilizzo delle fonti energetiche e quant'altro, ci sono arrivati degli stimoli da parte degli studenti pugliesi. Se si può andare nella slide successiva, quindi diciamo, avendo raccolto alcune evidenze e alcuni risultati positivi, abbiamo deciso di continuare questo percorso sostanzialmente di accompagnamento degli enti pubblici ma anche della società civile nel 2024, e poi nel 2024 l'abbiamo inteso come la sfida dei territori, cioè nel 2023 abbiamo fatto degli eventi più grandi nelle grandi città pugliesi, nel 2024 stiamo andando più capillarmente anche nei comuni più piccoli ma anche nelle università per continuare questo percorso, diciamo, di crescita da un lato dell'offerta dei dati pubblici, dall'altro, diciamo, di possibilità di riutilizzo. Quindi se andiamo nella slide successiva, stiamo realizzando degli incontri e degli eventi all'interno della rete Galattica, che è la rete dei giovani pugliesi, quindi perché riteniamo che il protagonismo giovanile sia fondamentale da questo punto di vista, con il mondo ancora della ricerca, quindi all'interno dell'Università di Bari, ma anche con una rete di comuni particolarmente attivi sui temi della ricerca e dell'innovazione. E se possiamo andare nella slide successiva, diciamo, questi sono i numeri, gli eventi sono abbastanza partecipati, sono eventi, diciamo, che facciamo anche in comuni non di grandissime dimensioni, penso ad esempio al comune di Troia, che è nel subappennino Tauro, di 7-8 mila abitanti, quindi avere partecipazione anche in questi comuni, in questi più piccoli, per noi è molto importante. E se andiamo nell'ultima slide, tutto questo percorso ci ha portato dai 179 sostanzialmente dataset che avevamo all'inizio del progetto a 817 dataset. È un numero, quindi abbiamo più che, diciamo, quintuplicato il numero di dataset pubblicati. Ovviamente sappiamo già che questo numero supererà i 1000 nelle prossime settimane, perché abbiamo una serie di, diciamo, di pubbliche amministrazioni che hanno aderito alla piattaforma dati.puglia.it, e quindi questo è un percorso che vogliamo continuare, perché riteniamo che con l'apertura sempre maggiore di dataset, ma non cioè un'apertura che ci viene da una domanda che abbiamo stimolato nel territorio, possiamo, diciamo, supportare questo processo e quindi con le risorse poi della programmazione 21-27 realizzare sempre più servizi ad alto valore per il territorio. Io quindi, diciamo, c'è un'ultima slide in cui vi ringrazio per l'attenzione, e vi do anche alcuni link dove potete seguire le nostre attività che stiamo continuando a portare avanti. Grazie mille per questo intervento. Direi che così abbiamo concluso anche il panel sui dati e quindi passo ai ringraziamenti, perché siamo coi tempi molto risicati. Direi che abbiamo posto le basi per una bellissima discussione sia sull'intelligenza artificiale che sui dati. Ricordo che, come ho detto, sui dati abbiamo qualche buona pratica che possiamo poi, anche proprio di coinvolgimento del territorio e dell'associazione, abbiamo visto che potremmo portare più a livello nazionale, perché questi sono esperienze regionali. C'è un tema, appunto, come si è detto, interessante sui dati aperti e sull'interoperabilità, che devo citare perché il mio dipartimento se ne occupa tantissimo in questo momento, perché i dati chiaramente non sono tutti aperti anche per ragioni di privacy, ma la valorizzazione di questi dati è sempre importante anche con metodi automatici. La trasparenza dei dati si deve accompagnare alla trasparenza di come li utilizziamo, degli algoritmi e delle loro applicazioni. Quindi questo è un altro tema. Ricordo che è un tema che riguarda la pubblica amministrazione, ma ciascuno di noi, ciascuna delle nostre associazioni, su questo è molto importante ragionare e confrontarci. Io ringrazio tantissimo tutti gli interventi per la loro profondità e per la loro disponibilità. E Sabina Bellotti sta ringraziando a nome di Funzione Pubblica, riporto i suoi ringraziamenti, e direi che possiamo chiudere. Buona giornata. E continuate a seguirci, c'è un webinar anche domani sul tema delle competenze per il governo aperto. Grazie, grazie a tutti, grazie a Fabio Grazie. Mazzano, grazie a Matteo Fortini, grazie ai relatori, buona giornata. Grazie.